Salve amici, quest'oggi Zodiac Tokyo dell'amico Alex in Lamezia Terme. Allora, lui mi ha scritto qua un po' di cosa c'è da fare: verificare frequenza su ogni banda, potenza minima non più di 2,5, aumento picchi e modulazione, cercare di aumentare le tonalità, vabbè, qua vediamo in quanto basse. Ok, vediamo un pochino. Allora, io ho fatto due prove veloci. Sono su una frequenza dove faccio qualche prova, mi trovo in AM, metto portante, è già in AM, è evidente che è spostata, fine corso perfettamente al centro, idem sulla FM, andiamo in USB. L'HF è già accesa sulla medesima frequenza, sempre in USB. Hola, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ci potrebbe stare, però è leggermente fuori. Vediamo LSB. Hola, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Notevolmente spostata. Potenza, hola, hola, hola. Ci siamo. Torniamo in AM. 6 watt. Hola. 7 watt. Modulazione. Hola, hola, hola. Sembra già buona. Hola. Sicuramente la modulazione hanno già riguardato qualcosa. Mi trovo con power al massimo. Invece power al minimo. Ho una potenza di 3 watt. Quindi la apro e vediamo un po' quello che c'è da fare. Radio aperta e mi accorgo che comunque è stata allineata, è stata tarata, è stata, non lo so, vedo dei segni su delle bobine. Per fortuna i nuclei sono buoni, ho dato una controllata qua e là, sembra che non sia stato fatto nessun danno, il circuito si presenta molto bene. Quindi cercherò di risolvere i problemi elencati a fra poco. Ho dovuto fare soltanto una miglioria sulle potenze e un leggero allineamento, nulla di che. Quindi diciamo che la radio stava messa abbastanza bene, nonostante che qualche altro collega, qualcuno o il proprietario stesso abbia toccato le bobine. Quindi era tutto, diciamo, quasi alla perfezione. Vi faccio vedere subito. Allora, canale 30, solita frequenza che faccio le prove, adesso è perfettamente in frequenza, mi trovo in FM, AM, ovviamente le radio sono attenuate, quindi ecco qua. Hola, 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 la modulazione, ripeto, stava già messa bene, adesso la potenza massima è intorno ai 12-13 watt. Mettiamo potenza minima, cambiamo scala, ecco qua, è come da richiesta del cliente, parte da 2,5-2,70, insomma ci può anche stare. Hola, 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 modulazione sempre presente. Hola, 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 tutto ok. Quindi andiamo in Uniformo Sierra Bravo, accendiamo l'HF, siamo sempre lì, USB, frequenza a posto, alziamo un po' più di volume. Prova radio, 1, 2, 3, prova. Sempre effetto banda laterale. Prova radio, 1, 2, 3, prova, hola. E ci siamo. LSB. Prova radio, 1, 2, 3, prova, hola, hola, hola. Le potenze ci sono, vediamo come riceve. Prova radio, 1, 2, 3, prova, hola, hola, hola. E ci siamo. Benissimo, Alessandro, grazie per il controllo qua, se vuoi possiamo fare una prova in SSB, mi dirai. Vai, vai, in...
Comunque arrivi sempre bene. Radio 5 stereofonica. K positivo, vai Rino, vai, vai, in USB, USB. K positivo, Rino, radio Scorpione, ti ascolto bene, dai. Ho dovuto leggermente centrarti con il piccolino qua. Però va bene, dai, con il fine. Okay. Stare, col fine ci può sempre stare. La piccola correzione. Vai una bomba, quella radio, se non mi sbaglio, la feci pure allineata ultimamente io, quindi ci mancherebbe, stai facendo una bellissima figura. Mi dirai qua come sto arrivando. Apparino positivo, anch'io ho dovuto fare, diciamo, una piccola centratura, ho dovuto portare il fine, ok, a più o meno a ore 11, però va bene, dai, è normale, vanno comunque regolate, se no non avrebbero messo questi potenziometri così per nulla, in qualche modo vanno usati. Ok Rino, va benissimo, ti ascolto tranquillamente bene in isofrequenza, io sono a 27.375, va molto bene la radio, ti ascolto con una modulazione stereofonica, la distanza che ci separa è notevole, tu lo sai bene, ma le condizioni sono ottime, ok? Un'ottima trasmissione, Rino Scorpione per te. No, tranquillo Rino, non c'è problema. Io ritorno in ampiezza modulata, Rino. Grazie ancora, vai.